Con Radio Sport il settimanale, in apertura il basket, decima giornata del campionato di Serie C regionale con l'Olimpica che dopo la sconfitta subita a Castellaneta una settimana fa cerca il successo contro la Libertas Altamura questo pomeriggio alle 18. Gli ospiti che sono in zona centrale di classifica con 26 punti cercano il colpo per cercare di entrare nella zona playoff, mentre per il gialloblu di Antonio Russo serve un deciso passo per tornare al successo. Sfida importante anche per la dodicesima di ritorno della Serie C nazionale domani pomeriggio alle 18 per la Castellano Udas. I biancazzurri di Matteo Totaro dopo l'impresa compiuta a San Severo battendo la capolista per 92-90 dopo un supplementare ospitano lo Stuni. La corsa per i primi tre posti non è del tutto conclusa, anche perché dopo questo importante risultato conseguito una settimana fa i giochi si sono riaperti. Parliamo adesso di pallavolo, è un sabato interessante con tre formazioni ovantine impegnate. Si parte con la settima di ritorno del campionato di Serie B2 nazionale donne con la trasferta della Libera Virtus Cerignola contro la Torrese Napoli. Le ragazze virtusine guidate da Michele Drago e Cosimo Di Lucia sono reduci dal successo interno 3-1 di domenica scorsa contro la Ester Napoli. Si punta a riscatto invece la pallavolo Cerignola nella ottava di ritorno della Serie D regionale donne. Le Fucsia, allenate da Michele Valentino, sono reduci da tre sconfitte consecutive che le hanno portate ad un passo dalla zona playout. Due vittorie, questa e evidentemente anche un'altra il prossimo weekend, potrebbero consentirle di arrivare ai playoff. Speriamo ci riescano. Infine, per la prima divisione maschile, la quinta giornata del girone di ritorno, prevede per la Fuoricorso Caffè Udas un altro derby importante contro il Volley Capitanata per salvaguardare il secondo posto. Lo scorso weekend i ragazzi guidati da Giuseppe D'Alessandro avevano vinto per 3-1 sul terreno del Vico delle Gargano. In chiusura il calcio, questa sera allo stadio Levski di Sofia, partita tra Bulgaria e Italia, valida per le qualificazioni agli europei del 2016. Intanto continua a destare stupore anche il infortunio, o presunto tale, di Claudio Marchisi. Come potremmo essere detto, la rottura del legamento del ginocchio sinistro, poi altri esami fatti dallo staff della Juventus hanno confermato che non è vero. Insomma, una presa in giro non lo sappiamo, ma quel che è certo è che Conte si è privato di un giocatore che poteva essere fondamentale. È tutto per quanto concerne questa edizione di Radio Sport il settimanale. Ci ritroviamo domani a mezzogiorno con la domenica. Prossimo appuntamento invece con l'informazione domani mattina alle 9 con il telegiornale. A tutti un buon fine settimana.